Notte di fuoco a Marina, quella tra il 30 aprile e il 1 maggio, durante la quale ben nove automobili posteggiate in via Reniera al pennello sono state date alle fiamme. Il primo allarme è scattato all'alba. Erano circa le 5 del mattino, quando alcuni residenti hanno chiamato i vigili del fuoco, che hanno immediatamente mandato sul posto alcune squadre del locale di staccamento più altre del comando provinciale di Vibo Valencia. Ma malgrado la tempestività degli interventi, tre auto sono andate completamente distrutte, mentre le altre sei sono state gravemente danneggiate. Fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto le abitazioni vicine, altrimenti la conte dei danni sarebbe stata decisamente maggiore. La polizia, giunta subito dopo, non ha alcun dubbio sul fatto che l'incendio sia stato di natura dolosa, ma non è ancora riuscita ad individuare la reale meccanica che ha portato allo svilupparsi dei roghi, per cui sta procedendo contro i nodi. Si spera comunque di ottenere qualche indizio dalle telecamere, anche private, presenti in zona.